proseguiamo con le funzioni di servizio, ma non per questo meno essenziali. Il fine ultimo della produzione musicale fatta all'interno di una DAW è quella di ricavare musica da far ascoltare. Vediamo quindi come condividere la nostra musica con l'applicazione Music e sulla piattaforma online SoundCloud. In coda qualche accenno agli altri metodi di esportazione che però richiederanno ulteriori approfondimenti. Per mostrarti come condividere la tua musica, ho aperto un project che abbiamo già usato in episodi precedenti. Per condividerlo quindi con l'applicazione Music, vai sul menu File, Share, Song to Music. Qui edita tutte le informazioni sul brano, a partire dal titolo. Scegli il livello di qualità dal pop-up menu Quality. E qui ci sono vari formati, quelli compressi verranno salvati in formato MPEG 4, il formato uncompressed invece sarà salvato in formato AIFF. Poi abbiamo questa casella che sarà attiva solo in alcuni casi, serve per poter esportare una parte del progetto e non tutto quanto. Se non è selezionata, come in questo caso, il progetto viene esportato per intero e vengono tagliati eventuali silenzi all'inizio e alla fine. Cliccando su questa casella invece si può esportarne una parte, però la casella è attiva se abbiamo prima attivato la modalità loop, e quindi sarà la parte in loop che verrà esportata, o avendo selezionata una o più regioni, e sarà quindi esportata in questo caso l'area che comprende le regioni selezionate. Quindi a questo punto fai clic su Share. E così il progetto condiviso ci si è aperto nell'applicazione Music, da dove puoi aggiungerlo alle playlist o convertirlo o masterizzarlo su CD. Questo file poi lo trovi nel percorso predefinito di Music del tuo profilo utente. Quindi andiamo ad aprire il browser. Eccolo qua. Ora ti mostro invece come puoi condividere la tua musica sulla piattaforma SoundCloud. Sempre dal menu File, Share, questa volta selezioniamo Song to SoundCloud. Qui puoi inserire le tue credenziali, indirizzo email e password. O in alternativa puoi anche accedere attraverso gli account Facebook, Google o Apple. E così ci connettiamo. Ecco, ci viene proposta una schermata simile a quella di prima, in cui possiamo andare a inserire i dati sul brano. E se vogliamo accedere con un profilo diverso, possiamo cliccare qui da Change. Possiamo anche condividere sulla piattaforma non il brano in corso in questo momento nel project, ma un file su disco, in questo caso clicchiamo su questa opzione. Poi anche qui abbiamo la quality, la visibilità, se la nostra musica sarà accessibile pubblicamente o sarà privata, e le permission, le autorizzazioni al download e allo streaming. Anche qui abbiamo la possibilità di selezionare una parte del brano avendo preventivamente attivata o attivato il loop, oppure avendo selezionato delle regioni. E a questo punto con Share il brano verrà condiviso sulla piattaforma, o Cancel non verrà condiviso e torniamo nel nostro progetto. È anche possibile masterizzare un progetto su CD o DVD e condividere i progetti in altri modi. Vediamo ora Bounce per esportare tutto il progetto o una parte direttamente in un file. Bounce lo trovi sempre nel menu File, Bounce, Project or Section. Ma possiamo usare anche il key command command B. Nella channel strip lo troviamo anche in questo formato, troviamo un bottoncino qui in basso per fare il bounce e di conseguenza anche nel mixer, nello stereo out. Anche in questo caso abbiamo
una finestra di dialogo da cui puoi scegliere il formato. Il formato PCM è quello non compresso, poi abbiamo l'MP3, AAC e la masterizzazione di CD e DVD. Sul lato destro ci sono le opzioni specifiche per i vari formati, che come possiamo vedere sono più dettagliate di quelle che abbiamo trovato nelle esportazioni viste precedentemente. Le opzioni invece qui in basso a sinistra valgono per tutti i formati, e qui troviamo start ed end per settare l'inizio e fine del progetto da salvare, che possiamo anche impostare manualmente, oppure si possono verificare queste situazioni. Se nella Trex Area non era selezionata nessuna regione, ci vengono proposti i perimetri dell'intera area del progetto. Se invece erano selezionate una o più regioni, start ed end corrisponderanno all'area che le comprende. Faccio subito una prova. Adesso vediamo che tutto il project parte dalla misura 1 e termina alla 61. Seleziono una regione, rivado su Bounce. Ecco che adesso l'end sta alla misura 19. E anche qui questo discorso vale anche per la modalità loop. Se è attivata, qui troveremo come start e end esattamente le misure che sono comprese dall'area di cycle. Poi possiamo scegliere la modalità di esportazione, se verrà fatta in real time in uno o in due passaggi. Questo garantisce una maggiore precisione. Oppure il metodo più rapido è offline, che il file viene esportato direttamente su disco. Poi abbiamo l'opzione audio tail, che è abbastanza importante pure questa, perché ci permette di lasciare che venga esportata anche la coda del nostro audio, per cui se per esempio c'è del delay o del reverb, viene compreso nella registrazione. Invece, escludendo questa opzione, l'audio viene esportato di netto alla conclusione dell'ultima regione. Questo può essere utile se stiamo esportando dell'audio che poi vogliamo riutilizzare come loop. In tutti gli altri casi, in genere, dovremo includere l'audio tail. Per finire, ci sono le opzioni di normalizzazione. Attenzione, perché qui il consiglio è sempre quello di non usare mai la normalizzazione, perché sposta in alto o in basso il volume di tutto il brano senza il tuo controllo, quindi da evitare assolutamente. E a questo punto, cliccando su OK, il brano viene esportato. Ovviamente ci viene chiesto dove. Ecco, in modalità offline viene salvato direttamente il file. Con questo episodio potrebbe sembrare che la stagione Basic stia volgendo al termine. Ci sono ancora diversi argomenti da trattare perché tu possa conoscere tutti gli strumenti a disposizione e tutte le modalità di lavoro in Logic Pro, anche se a un livello di base. Altri 9 episodi ci attendono. Forza e coraggio! Dagli forte!